Piacentini, attaccante del Savona, prima di parlare della tua esperienza qui a Savona, facciamo un piccolo passo indietro perché sei stato uno tra i grandi protagonisti della cavalcata dell'Albissola. Non sei stato confermato, la società ha preferito puntare su altri giocatori costruendo una rosa che probabilmente non è all'altezza di categoria, almeno questo detto il campo nelle prime giornate. Ti chiedo però quali sono stati un po' i motivi che ti hanno portato a questa separazione. Credo che ognuno nella vita faccia le scelte che ritiene più opportune, quindi l'Albissola ha pensato di fare altre scelte e insomma io senza nessun tipo di rancore, vi ricordo che ho di Albissola, sono 2 anni bellissimi, ho vinto 2 campionati, quindi per me rimane sicuramente un ricordo felice. Spiace non essere rimasto magari per un vanto personale, aver conquistato una categoria nella quale non ho mai giocato sul campo, mi sarebbe piaciuto giocarla, ma non per questo sono meno felice di essere qua a Savona, anzi sono decisamente molto più contento di essere qua. Qui a Savona, dove non hai ancora potuto esprimere forse al meglio tutte le tue potenzialità, visto qualche acciacco, influenza e qualche piccolo infortunio, come ti stai ambientando comunque all'interno della squadra? Ma direi che all'interno della squadra si sta molto bene, a livello di gruppo, a livello di staff, a livello societario, decisamente non si può lamentare, anzi insomma. Sono molto felice della scelta e spero adesso d'ora in avanti, visto che comunque sono venuto a capo di qualche problema fisico, finalmente, di poter entrare in campo e dare il mio contributo. E sono molto contento anche a livello globale, comunque siamo lì, siamo a 4 punti dalla vetta e confermiamo l'intenzione di fare un campionato di vertice, certo, non vincerlo magari già a dicembre, però insomma stare più attaccato possibile ai piani alti, ecco, quello sì. Un mese dove ci saranno 6 partite, avete incominciato domenica con un buon pareggio ad Arconati, spiace per non aver ottenuto quei 2 punti che forse la squadra meritava, adesso domenica, sabato c'è l'Inveruno, un'altra squadra di categoria, e sarà importante qui ritrovare i 3 punti casalinghi per restare a contatto con quella vetta, come hai detto tu. Certamente, insomma, è una partita insomma, dove cercheremo con ogni mezzo di portare a casa la vittoria. È un anticipo, ci saranno altre, come hai detto te, partite fondamentali in questo mese di novembre, cercheremo di affrontarle una alla volta e a partire da Inveruno, insomma, ci piacerebbe ritornare alla vittoria. Avere nello stesso reparto in attacco un giocatore come Virdis, cosa significa per te? L'intesa? Ma sicuramente un fattore positivo, con un giocatore così insomma ci puoi trovare soltanto che bene, insomma, i numeri parlano per lui e non è, insomma, è bello giocare assieme.